Buonasera cari amici, bentrovati, nuovo appuntamento con Confagricoltura News. Vado subito a introdurre, presentare l'ospite di questa puntata. Abbiamo in collegamento Nicola Artoni dell'ufficio stampa di Confagricoltura Mantova. Ciao Nicola, bentrovato. Ciao Andrea, grazie, bentrovato a te. Allora, argomento di questa puntata, parliamo di peste suina africana perché è di pochi giorni, poche settimane fa, di un nuovo caso che è stato scoperto nel Lazio e in più ci sono delle tracce che potrebbero essere di un cinghiale, diciamo, trovate anche nel Mantovano. Quindi l'attenzione deve rimanere massima, anche perché, insomma, si diceva dovesse arrivare nel nostro territorio sarebbe veramente una sciagura, vista l'importanza della tipologia di produzione, di lavorazione che si fa con il suino in provincia di Mantova. Esattamente Andrea, preciso subito che le tracce appunto di cinghiale trovate nel Mantovano non sono di cinghiali infetti da peste suina, questo per, a scanso di equivoci o di falsi allarmi. Però sicuramente sappiamo che questi animali ci sono anche nel nostro territorio, come dicevi tu, le tracce del loro passaggio sono state trovate pochi giorni fa a Bosco Fontana, quindi alle porte della città, e sappiamo quanto grave possa essere il rischio di un'infezione di peste suina africana per il nostro territorio. Nel Lazio è stato trovato un cinghiale infetto, questo significa che le misure di contenimento che Confagricoltura aveva chiesto già da tempo non sono state applicate. È uscito di recente un decreto da parte del governo che in realtà ribadisce fondamentalmente misure di biosicurezza che negli allevamenti professionali, quindi tutti quelli presenti nella nostra provincia, sono già in gran parte, anzi totalmente applicate. Quindi insomma, sinceramente come Confagricoltura Mantova ci si aspettava qualcosa di più da parte del governo. La peste suina africana è un rischio grande, grandissimo per la nostra provincia, sappiamo quanto pesi la suinicoltura sull'andamento economico provinciale, in provincia di Mantova ci sono più di 1 milione di suini, oltre 400 allevamenti, quindi insomma, sicuramente è un comparto chiave per il nostro settore agroalimentare. Quindi invitiamo tutti gli allevatori a rafforzare ancora di più le misure di biosicurezza, a mantenere altissima l'attenzione e soprattutto a segnalare la presenza di cinghiali sul territorio, nei campi, nei boschi, ovunque ve ne sia traccia, in modo che le autorità regionali e provinciali possano intervenire con misure di contenimento e di abbattimento. Questo è fondamentale per cercare di prevenire un'epidemia di peste suina. Assolutamente, è importante e l'abbiamo detto anche nel nostro telegiornale, ma è bene ribadirlo anche attraverso appunto Confagricoltura News, perché sarebbe veramente una sciagura dovesse arrivare anche nel nostro territorio, ripetiamo, vista l'importanza e il ruolo, diciamo, che la suinicoltura ricopre nel territorio mantovano. Grazie a Nicola Artoni, che ritroveremo anche prossimamente. Agli amici a casa diamo appuntamento alla prossima settimana.